Ancora una vittima chioggiotta del coronavirus. All'ospedale di Dolo, nella giornata di ieri, è deceduta Yolanda Cestari. L'anziana di 95 anni era ricoverata all'ospedale Rivierasco in quanto positiva al Covid-19. Yolanda Cestari abitava nella parte vecchia di Sottomarina ed è la vittima numero 18 in città dall'inizio dell'epidemia. Ieri a Dolo sono stati registrati altri 3 decessi per virus, relativi a persone tra 84 e 93 anni, tutte della terraferma veneziana. Per un decesso giunge anche una buona notizia. Dal nosocomio di Dolo è infatti tornato a casa Giuliano Fiorindo, il presidente del Comitato Civico di Valli di Chioggia, che nelle scorse settimane era stato ricoverato dopo la positività al tampone. Nei giorni precedenti aveva fatto ritorno a Valli anche la moglie. Fiorindo, che è anche membro della consulta comunale delle frazioni, anche dal letto dell'ospedale si era battuto affinché la sua comunità resistesse al contagio che si era portato via 5 abitanti, al di là delle polemiche. E questa mattina il presidente della giunta regionale Luca Zaia, nella sua pagina Facebook, ha postato la lettera di 3 fratellini di Chioggia, Alessandra, Maria Grazia e Francesco, che hanno donato 300 euro dei propri risparmi alla Protezione Civile del Veneto, in luogo del tradizionale uovo di Pasqua per sé. Zaia aveva elogiato il comportamento dei 3 ragazzini di 10, 14 e 11 anni anche durante la conferenza stampa quotidiana di Venerdì Santo. Mai come quest'anno il significato della Pasqua è tanto vicino alla risurrezione. Lo ha ricordato questa mattina Monsignor Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia, nella sua omelia durante la messa delle ore 10, celebrata dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta e trasmessa in diretta streaming negli spazi web della diocesi. «È capitato qualcosa di inatteso», ha detto il vescovo, «così come la Pasqua è stata la novità inattesa, clamorosa e straordinaria». Se la morte di Gesù poteva rappresentare la smentita delle sue parole e dei gesti di salvezza, del sogno di umanità da lui annunciato, la resurrezione rappresenta il capovolgimento di quella smentita, ovvero il nuovo inizio. Oggi, ha detto il vescovo, siamo noi quel popolo a cui l'esperienza viene raccontata. L'annuncio pasquale è anche per noi. Gesù cammina con noi ogni giorno. Mai perdere la speranza, che trova in Cristo morto e risorto il suo solido fondamento. Anche nelle sconfitte non abbiamo paura di invocarlo, sopra i nostri mali, le paure, sulle nostre stesse morti. Anche Don Massimo Fasolo, il parroco di Valli e Conche, uscito dopo settimane dalla terribile esperienza del Covid-19, ha inteso rivolgere un messaggio alle sue comunità cristiane durante il periodo di riposo e riabilitazione che trascorre a Massanzago. Sono vicino soprattutto alle famiglie colpite, a chi ha avuto ammalati e purtroppo anche morti, specialmente a Valli. Il risorto dia forza, sostegno, guarigione e consolazione. È una Pasqua diversa dal solito per le limitazioni che ci vengono dalle autorità sanitarie pubbliche in vista del nostro bene personale e sociale. Offriamo tutto al Signore, ha detto Don Massimo. Viviamo questo tempo nonostante tutto, nella fede e nella speranza. Il turismo balneare Veneto prova a ripartire e a pensare come sarà l'estate nell'anno del coronavirus. Gli albergatori di tutto il litorale si ritroveranno giovedì pomeriggio alle ore 15, naturalmente a distanza, nella piattaforma GoToMeeting, per fare il punto della situazione e lanciare ipotesi di riavvio di una stagione che sta comunque avvicinandosi e che già ad aprile avrebbe potuto essere fruttuosa dato il bel tempo. Il convegno, cui si attendono 250 iscritti, è organizzato dall'Associazione Spiagge Venete e ha per titolo Turismo The Day After, perché è importante parlarne adesso. A conferire sono stati chiamati l'assessore regionale Federico Caner, il direttore generale dell'US4 Veneto Orientale Carlo Bramezza e l'economista Antonio Preiti, che si occupa dell'impatto delle nuove tecnologie nei comportamenti turistici. È attesa anche la partecipazione del presidente della giunta regionale Luca Zaia. È finita davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia la vicenda che vede contrapposto il comune di Chioggia all'azienda agricola Tiozzo Cainazzo Anzolin di Brondolo, titolare di un allevamento di cavalli. Gli sviluppi sono riportati in un articolo nel Gazzettino stamani in edicola a firma di Diego Degan.
L'impresa rischia di dover pagare 20.000 euro e vedersi confiscata definitivamente una parte degli immobili che insistono nel terreno di proprietà, dopo l'ordine di demolizione di abusi edilizi riscontrati dal comune e al quale mai è stato dato seguito. La questione è nata da una denuncia per maltrattamento di cavalli nel settembre 2018 da parte dei carabinieri forestali. In quella circostanza erano stati ritrovati 5 quadrupedi deceduti e altri in pessimo stato a causa della trascuratezza dell'anziano proprietario. L'azienda fu sequestrata e sarebbe stata restituita solo quando avesse creato strutture idonee per gli animali. 2 mesi dopo, a un controllo, le strutture rilevate erano prive di titolo per almeno 2 locali, coperti peraltro da amianto. Non vi erano cioè né permesso di costruzione, né SCIA, né parere obbligatorio di compatibilità ambientale. Dopo aver concesso altri 4 mesi per regolarizzare la situazione, l'ente ha emesso un'ordinanza di demolizione, ma a luglio 2019 niente era stato fatto e così il comune ha multato con 20.000 euro l'acquisizione degli immobili al patrimonio comunale. Questi mesi però sono serviti ai Cainazzo Anzolin per presentare ricorso al TAR contro il provvedimento comunale, che dopo la conclusione della fase preliminare sta volgendo a sentenza. Sta per ripartire l'attività istituzionale del Comune di Chioggia in vista della sessione di bilancio che presto dovrà essere discussa e votata. Dal momento che la sala non dà garanzie di mantenimento della distanza tra i 24 consiglieri, la seduta sarà effettuata a distanza grazie a Magnetofono, l'impresa che già cura la trasmissione in streaming di ogni assemblea. Saranno consentite invece le riunioni fisiche dei 7 capigruppo, sparsi nella sala, per fissare l'ordine del giorno e la trattazione degli argomenti, con un incontro ogni settimana. Alle viste anche le convocazioni delle commissioni, senza che ci sia possibilità per il pubblico di seguirle, dal momento che già prima non erano trasmesse in streaming.